Nel 2012 dovremo concretizzare tutti i programmi che abbiamo intessuto a favore della nostra regione, così il presidente della Basilicata, Vito De Filippo, ha presentato il nuovo anno politico nel corso della conferenza stampa di inizio anno. Possiamo dire, ha aggiunto il governatore, che in questo lavoro impegnativo non partiamo da zero. La classe dirigente di questa regione, infatti, sa mostrare una compattezza che può essere sicuramente d'esempio al Paese. Il governatore Lucano nel suo rapporto si è soffermato su tutta l'attività svolta nel corso dell'anno, in particolare su quanto prodotto nel settore della sanità. Ci siamo impegnati per rendere la sanità della Basilicata altamente competitiva, ha sostenuto De Filippo. Il nostro obiettivo è stato quello di collocare, infatti, la nostra regione ad un livello medio-alto. Per quanto riguarda poi il ruolo delle riforme, è stato rimarcato il rinnovato impulso conferito alle aree programma in sostituzione delle disciolte comunità montane. Un nuovo modello di governance, ha detto De Filippo, la nostra regione ha anticipato un modello preso a riferimento dal Governo Monti. Con le aree di programma si è voluto far fronte al problema strutturale della lontananza tra centro e periferia. Dobbiamo pertanto continuare in questa direzione, ha concluso De Filippo, rafforzando il lavoro istituzionale improntato al rapporto costante con le altre regioni. Un anno difficile, quello appena trascorso, frutto della crisi economica che si è manifestata con tutti i suoi effetti negativi nel 2011. E gli interventi avviati nella logica della programmazione, evidenziato da Filippo, hanno semplificato i processi di governo nel territorio al fine di poter affrontare il 2012 con programmi concreti.